Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, Ciao, ciao. Siamo due italiani in Giappone. Oggi siamo in un posto veramente particolare. Andiamo a mangiare, poi vi faccio vedere. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Allora, quest'oggi vi ho portato in un posto speciale, un posto bellissimo. Siamo in un ristorante dove si mangia il pesce. Ma la cosa bella è che praticamente per mangiare il pesce te lo devi pescare da solo. Siamo su una barca, intorno a noi c'è l'acqua, sotto ci sono tutti i pesci, ci daranno le canne e si pesca. Guardate, guardate, guardate. E niente, lui il pesce è scappato, quindi non mangerà, poverino. Noi speriamo di essere più fortunati a pescare il pesce e mangiare. Comunque il posto è veramente bello, sembra molto... qualcosa di nuovo, qualcosa che non si è mai visto. Molto molto bello, sono con amici. Siamo in giro con le mogli, quindi dopo conoscerete anche la moglie, conoscerete tutti quanti oggi. Allora, è arrivato il nostro momento di pescare. Praticamente ci hanno dato la canna, metteremo il... non si pesca col verme, si pesca con il gambero e ci andremo a prendere la nostra cena. Adesso il primo che prova a pescare è Mauro e poi dopo pescherò io, ragazzi. Vai Mauro, pesca la cena. Mi raccomando, Dai, pesca! Non ne abbiamo sotto di noi, porca miseria. Ah, guarda, lì c'è una cifra adesso. Ma questi che occorrono una pazza. Ma sono piccoli. Quello in fondo è grande, ma quello mi sa non mangio se fermo così. Ma c'è anche la sogliolona, oh. Tu vedi in fondo quello la fermo là. Quello lì è una bestia, butta giù che c'è una bestia. No. Michi, guarda quanto è grosso questo, Mauro. Madonna, arrivano. Questo non più, questo mi dice. Arrivano. Aspetta che io prendo il retiro, perché sennò se peschi... Dai Mauro, ce la puoi fare. Pesca il pesciolone, dai. C'è anche l'anguilla, Mauro, hanno buttato dentro l'anguilla. Cioè... se veniva questo qua, si può stare là. Non è che questo qui, ma non va più. Aspetta che ne arriva uno, muovitelo. Dai. C'è l'anguillone, c'è. Ma secondo me se io butto dentro il retino e provo a prenderli col retino, faccio prima, quando ne passano tanti. Butto dentro il retino, cazzo me ne frega. Li prendo così. Altro che con la canna da pesca. Quello è un quarto d'ora che cerca di prendere. Ma questo vicino alla bocca. Poi ci sono una cifra, oh! No, stava per mangiare, maledetto! Guarda lì che c'è una cifra vicino a te, buttagliela lì! No, ma tu la va giù, non va giù! Ecco! Cazzo! Vai! Vai Mauro! Tiralo! Ancora non l'hai in bocca. Quando lo metti in bocca. Ecco adesso! No, ma siamo sfigatissimi, cazzo! Adesso l'hai preso, no? No! Eccolo! Meno male che sei andato, no. Non era grande! Ma ha mangiato quella. Maledetto! Vai, metti l'altro gamberetto! Ma non fagli mangiare soltanto gamberetti, dobbiamo mangiare anche noi! Vai che sta arrivando l'ondata. La mangio io. La mangi tu. Vai, butta giù. Olè. Dai, mangia, maledetto. Questo non mangia. Arriva la sogliola. Guarda. Vai, sì, tira da su. Dai, il sogliolone. Sì, abbiamo preso il sogliolone. Che culo! Mi ha visto che velocità! Velocissimo! Vai con la sogliolone! Yeah. Abbiamo pescato il sogliolone!
E quindi adesso arrivano a prendersi. Adesso arrivano, sì, deve arrivare, cazzo. Però non via il dentice, sennò via. Eh sì, io prendo qualcosa di diverso. Questo lo facciamo con la soia, con la soia. Cazzo, oh. Quella che le soia bisogna andare a pescare di là, cazzo, ha mangiato questa, che cazzo mi sento. Subito a mangiarla, vai, vai, vai. Bella, bella. はい、ありがとう。こちらの調理方法どうですか。これ何だったの。これはどういうやるの。Vabbè, il primo pesce di oggi è stata una sogliola, lo facciamo con la soia e ce lo cuociono e ce lo portano dopo quando è pronto. Adesso poi sarà il mio turno e pescherò io. Pescherò io. Dentice. Vai, è già accesa, devi sì, ma dove la devi così? Così mi guardo a me. Ah, così mi guardi a me, te guardi a te, sì. Vedi? Ma prendi il retino già. Aspetta, eh. Allora, vediamo che pesce vuole. Vai, Luca. Oh, ma piglialo buono, cazzo, eh. Grande, eh. Aspetta, qui non c'è una sega adesso. Ma adesso arrivano. Vediamo un po'. No, sogno di basta. No, sogno no, oh, cazzo. Ma ce n'è ancora un altro. Questo è un altro. Cazzo è? Ah, l'ha preso, cazzo. Sì, quello è bello, eh. Cazzo, è bello grande, hai visto? Ah, sì? Guarda, guardalo bene che arrivano adesso. Adesso arrivano tutti in una botta, dai. Dai, guardami. Io lo tengo lì così. Eccolo che arriva. Sono troppo in alto, Infatti devi buttarlo di qua perché c'è la corrente che va di là. Se il bambino del cavolo butta il rettino dentro, me li fa spaventare. Io mi ecco, eccolo che arriva, 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 arriva. Ecco, se mangia quello lì sotto, ecco arriva. Se mangiava quello era buono. No, 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 tira via che no, quello è piccolo, cazzo. Ma quello lì è speciale, è un pesce speciale. Sì, ma è brutto, cazzo, è piccolino, figa. È ammalato, mi sa. Ma no, quello lì cercano di pescarlo quello lì sempre, cioè. No, se vai un po' più giù, arrivano, arrivano, vai. Ma arrivano, arrivano, ma non c'è nessuno che mangi. Dai! Riprendi anche i pesci. Anche no, sei in fissa su di me, cazzo. Dai, figa. Figa, ma siete dei balordi, venite a mangiare. Beh, vedi che arriva, no? Guarda, passano tutti. Eccolo! No, ho tirato troppo presto, cazzo. Aspetta che fino a che lo pigli. No, quello no, no, no. Questo non lo vuoi, te. Aspetta fino a che lo prendi in bocca bene. No, lascia. Sì, ma questo è brutto, ma l'hai visto? È piccolo, brutto. È troppo giù, no? Guarda, che lo. Eccolo, eccolo, dai, aspetta, aspetta, lascia lui che lo piglia in bocca bene, cazzo. No, no, non l'ho mosso io. Oh, ma c'è l'anguilla, vedi? Vai, l'anguilla. Eccolo. Questo però, oh, questo lo mangia, mi sa.
Adesso bestecchio, se non riesco a pescare veramente spacco tutto se non pesco. Mi sta incazzando come una bestia. Veramente. Ci passano accanto e non mangio. Ma con la telecamera dove stai riprendendo con la telecamera? Fatela un po', va. Allora, qui ci sono le sogliole che hanno rotto le palle. Vediamo un po', allora. No. Qui io la scrivo, questo qua. Questo. Non arriva nessuno. No, sono sicuri. Guardalo quello. Mangia. Eccolo. L'abbiamo preso, ce l'abbiamo fatta! Olle! Abbiamo preso il pesciolino. Dai, è grosso, va bene. Non è grandissimissimissimo. Non è un dente, c'è un'altra cosa. È un altro pesce che non so che pesce sia, ma va bene, dai. Trossi madre, ne. Ciò di poco rosa le masca? Sì. Mi suono nel tamburo perché ho pescato il pesce. Fantastico! È fantastico! Amore, di ciao! Di ciao! Lei è mia moglie! È mia moglie, si vergogna! È lei, l'amore mio! È arrivato il pesciazzo, buon appetito! Mangia il pesciazzo! Buono! Amore, mangia il pesciazzo! Abbiamo mangiato e abbiamo bevuto, non abbiamo ancora finito di mangiare, non abbiamo ancora finito di bere! Anche ieri sera siamo usciti e abbiamo bevuto abbastanza. Devo dire, ci siamo divertiti questi due giorni perché siamo di festa ancora domani, quindi stasera è l'ultima serata. Poi si sta tranquilli, si può stare tranquilli. Dai, guardalo che beve la birra! Beve la birra! È buono, comunque il posto è molto figo perché cioè, peschi il pesce, ci sono pesci diversi, c'è l'anguilla, abbiamo scoperto, c'è l'anguilla, ci sono le sogliole, l'abbiamo presa, c'è l'orata, e c'è un pesce che non so che pesce sia, che l'abbiamo mangiato, l'abbiamo fatto fare al sale, buonissimo, la sogliola l'abbiamo fatta fare alla mugnaia, e è un posto fighissimo, siamo seduti su una barca, lì ci sono le salette alle mie spalle, invece noi siamo proprio in centro, c'è la barchetta, guardate, c'è proprio la punta della barchetta, la vedete? È figo, e sono contento di avervi portato qua anche a voi. Va bene, beviamo la birra, adesso ci bisogna bere la birra. Cosa bisogna fare? Birra. Ascolta, ma era tanto che non venivi qua, no? E qualcosa a tuo nipote non lo dici? Dai Mattia, ti ho portato anche a te qua, ti ricordi? Ti ricordi? Hai pescato il pesciolino? Ti è piaciuto il pesciolino? Come a noi, dai.
dai, è stato buono, 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 buono. Andiamo a vedere la cucina adesso. Quindi la cucina è enorme. Oh. Ma vuole pesce crudo, che bello. Oh sì, che figa. E quello lì l'hanno pescato e l'hanno fatto crudo così. Fighissimo. E poi qui ci sono le stanzette dove pescano direttamente dalla finestra. Fighissimo, fighissimo. Veramente è stata un'esperienza bellissima. Adesso però vado in bagno a fare la pipì. Sto andando in bagno a fare la pipì. Devo fare la pipì della birra. Adesso sbaglio porta e vado in quello delle donne. Allora, ho finito di fare la pipì. Sinceramente non so come sarà il video, se sarà lungo o corto. E questo qua Agi, vedi, Agi. Quello è di mare, dove no, 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 quello lì aveva un nome più lungo, era Agi e qualcosa. Ah, questo qui invece è di fiume. E c'è le soglie, vedi le soglie, sono sotto giù. Allora non c'è da mangiare, no? Di prendere lo strato, vedi come fa? Non è quello questo qua. Cazzarola, queste le devi prendere a strappo, invece noi abbiamo pescato senza lo strappo. Noi abbiamo preso la soglia senza lo strappo. Perché mangiato? Hai capito? Noi avevamo l'amo con un soltanto un arpione solo. Invece lì c'è l'amo con tre arpioni. Perché devi pigliarli così. Sì, ma sciura, devi tirare, cazzarola. Facci vedere. Questo è mezzo vicino. Mamma mia, così non peschi una sega, oh. Tira, tira. Vai vicino, quando ti passi vicino lo strappo. La prendo. È così. Brava, brava. Le soglie, vedi quanti ce ne sono. Soglie, guardate quanti pesci. Vuole la soglia, la prendi in un secondo, vai lì, pat, la strappi. E invece lì dove ci sono i sassi, che cosa c'è lì? Guardiamo tutte le vasche. Beh, è quello lì che ti dicevo, che si chiama aghi qualcosa. Aghi. Beh, mi sa che è anche difficile da pescare perché c'è la bocca a culo di gallina, vedi, si mangia tutto il gambero, ma non abbocca mai. Lì dentro non c'è una sega. Poi cosa c'è? Le aragoste. Ma qui le aragoste le prendi con le mani, voglio dire, non è che c'è bisogno di pescarle. Queste le pigli con le mani direttamente. Ma queste sono aragoste vere. Non, cioè, nel senso, non sono ostrici, sono aragoste, cazzo. Le aragoste. Capito, sono aragoste vere. Aragostine. Ma guarda che non costava tanto l'aragosta, mi sembra che costava 2000. Ma c'è dei pacchettoni lunghissimi. Mamma mia, bellissimo. Questa te la faranno pagare. Mio Dio, guarda cosa è lo squalo, non detto che c'è. Non c'è lo squalo. Non ci credo, c'è lo squalo. Ma quello si mangia. No, ma c'è lo squalo. Pescate lo squalo. Ma che sta fuori? Bellino, dai. Dai, è bello, è diventato mio amico. È mio amico lui. Guardalo, lo squalo. E che ritorna qua. Dai, prendilo. Guardalo che bello. Ma secondo me è agonizzante, poverino, sta per morire, è per quello che fa sta danza strana. Chissà da quanto tempo che non mangia lo squalo, poverino. Ma no, ma è malato, dai, c'ha problemi, guardalo, poverino. Non ce la fai. Metti il dito, vedi cosa succede, metti il dito nella bocca dello squalo. Per vedere se ha fame. Ma si mangia, ma chiedi allo staff. C'è lo staff. Ragazzi, che vi devo dire, è fantastico, è un posto veramente figo, vi ho portato a fare una grande avventura. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo visto tante cose, questo ha pescato ancora, è veramente un posto bello, veramente. Quello è bello. Inchiodato proprio, bellissimo, è proprio inchiodato. Cazzo, ma sono una cifra in cucina. Lui li sgozza, li taglia.
lui li pulisce, quindi ancora vivi li taglia via così, oh. Porca miseria, quel pesce lì ancora si muoveva e lo sta sgozzando, poverino. Ah, vedi, qua ci sono i gamberi. Ah, c'è lì, no? Sasai, Awabi su questa. Oh, questi qui sono quelli che ho preso al mercato del pesce, 300 yen l'uno costavano sti gamberi qui. Qui quanto costa? Cazzo, costeranno una cifra comunque, perché 300 yen al mercato del pesce qua costeranno almeno 1000 yen. E qui ci sono due culi. Che li sto. Li ho ripresi, visto che c'eravamo, ho ripreso due culi. Ah, ho ripreso anche i culi. Le donne parlano tra di loro, noi abbiamo parlato tra di noi. E com'è? Non è male la signora. No. È anche giovane, mi sa. Oh mio Dio, stava cadendo dalle scale, non l'ho ripreso mentre stava per cadere. Che miseria. Bravo! Ti sei mancato, vedo, te ne è mancato. E quindi, ragazzi, dal ristorante del pesce che si pesca e poi si mangia, dalla barca in mezzo a tutto quanto, io e Mauro vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Ciao. Al prossimo video, e come vi dico sempre, se il video vi è piaciuto dite a tutti, se non vi è piaciuto statevi zitti. Ciao! Ciao!